nuovo video andrò a fare un tag che si chiama 15 curiosità su di me e l'ho visto sul canale di Serie Makeup. Un bacio tesoro, mua, grandissimo dolcezza. E niente, prima di cominciare a fare il video tag, voglio aprire alcune parentesi. Allora, mi vedete sempre in camera, infatti un video a sta parte, adesso che vedrete sempre che sono in camera, e questo dovrebbe essere l'ultimo video che farò in camera, poi non lo so, perché comunque c'è una bella luce, si vede bene, può darsi pure che da ora in poi li farò qui in camera mia i video. Ovviamente solo quelli tag dove devo parlare, oppure anche un video haul. Ovviamente quando devo fare le nail art, oppure get ready with me, o sto in cucina, oppure mi metto lì in sala. In sala mi metto a fare le nail art, perché c'ho il cavalletto, la lampada con la luce, eccetera. E invece per quanto riguarda i Get Ready With Me, mi metto sempre in cucina, che c'è anche lì un bel sole, cioè c'è la finestra e spicca. Qua non ce la faccio in camera a fare un Get Ready With Me, perché non è che non ho una scrivania, una sedia, qualche un tavolino, e quindi niente. E mi vedete qui anche perché, come vi ripeto, mio figlio è stato male tutta questa settimana, purino. C'ha avuto la febbre, l'udite che gli faceva male le orecchie, eccetera, eccetera. Ha preso tutte le robe che doveva prendere, l'ho portato a visitare la pediatra, eccetera, eccetera. Adesso sta meglio, sta molto meglio. Infatti, oggi è sabato, devo andare su da Roberto, ma non ci vado perché comunque William ancora sta così, si deve riprendere tutto. E quindi non mi va di farlo uscire su. Scusate, devo farlo uscire subito, portarlo di qua e di là. Almeno oggi lo faccio riprendere meglio, domani pure lo faccio riprendere meglio. Almeno lunedì può iniziare la scuola tranquillamente. Solo dato che. Cosa mi sono scordata di dirvelo ieri, scusate per quel video se balli o canti perdi, ho dovuto fare una roba veloce perché il cellulare di mio padre più di tanti minuti non faceva dei video e infatti mi sono sbrigata anche a salutarvi veloce, mi sono scordata di dirvi che ieri era stato il compleanno mio, il 3 marzo, però ho visto che tanti di voi comunque mi hanno fatto gli auguri su Facebook, quindi un bacio grande a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri e non me l'aspettavo di avere riceverli veramente così tanti, oltre ai ragazzi di YouTube che ci conosciamo, tra le iscrizioni dei canali, eccetera, eccetera, anche ovviamente amici miei, altra gente, eccetera. Ho ricevuti parecchi e sono stata veramente contenta. E allora lui mi ha detto praticamente lui mi ha detto: guarda, dato che è San Valentino, comunque non siamo andati a cena fuori da nessuna parte. Dato che ho fatto che William sta male, tutto, cioè che è stato male, che adesso sta riprendendo, meno male, ho detto allora, casomai stasera lui mi porta a cena fuori qua, al tuo ristorante qua in Ancona, almeno stiamo solo io e lui, per una volta ci sta che ogni tanto stiamo solo io e lui così, no? Un po' tranquilli, ecco. E niente, dopo lui ritorna a casa sua, quando abbiamo fatto, come ho cenato e tutto, e mi riporta a casa, ecco. Almeno scappo anche io un pochino, che questi giorni quasi sempre dentro casa, a parte porta fuori il cane. Però vabbè, almeno intanto porto Willy a scuola, capito? Esco, faccio, dico e mi divago un po', lo porto qua dopo scuola, eccetera, eccetera. Comunque esco. Tutte queste robe così. Pure lui esce giù di sotto, gioca con me, oppure con un amichetto suo che abita qua sopra a casa nostra, che è il quarto piano, loro io sto al secondo, vabbè. Insomma, tutte queste robe così. E quindi per questo mi vedete, più che altro che ho fatto tutti questi video in camera mia, per fatto questo fatto che Willy è stato male, quindi dopo sta di là che sta con mio padre, con mia madre, eccetera, allora mi metto qui tranquilla a fare i video. Poi, sì, dopo io avevo pensato, quindi questa è chiusa parentesi, ne apro un'altra, che avevo pensato che oggi volevo fare un videovlog, però dura poco ragazzi, perché sì, vado a cena e poi basta, non è che famo questa cosa, durerà 10 minuti il video, e quindi non mi pare il caso, perché noi sto sabato, quindi oggi, dovevamo andare praticamente a festeggiare il mio compleanno, insieme io, ragazzo mio, mio fiolo ovviamente, e un'altra coppia, gli amici miei. Cioè, Betta, vabbè, la mia migliore amica, vabbè, oltre a Sara, giustamente, e anche il ragazzo. E dovevamo andare a cena fuori su a Senigallia. Soltanto ecco che ho fatto di Willia così, quindi niente, ci andiamo la prossima settimana e quindi allora lì si farò un video vlog, insomma, ecco. E quindi festeggeremo, dai, il compleanno mio una settimana dopo, tanto che devo fare così. Preferisco più che mio fiolo si riprende, proprio fisicamente ci sta il tempo. L'importante è che si riprende lui, poi. Per il resto c'è sempre tempo. E poi cos'altro dirvi? Non so se adesso comincerò a fare i video qua in camera, perché io qua ho la finestra e si vede veramente da Dio, si vede proprio benissimo. E niente, quindi penso che sì. Penso che comincerò a fare qui video, soltanto tipo video, o video ecco così, chiacchiereccio, oppure tag, sto robe così. O può essere anche challenge, non so, dipende che challenge è, perché qui si è veramente bene, è bella illuminata la stanza, vedete, mi vedete molto meglio confronto a altre parti. Probabilmente quando fa video di nail art, get ready with me, oppure quello di trucchi strani, eccetera, eccetera, bisogna che mi metto là in sala o in cucina, ovviamente. Adesso vedo.
per quanto riguarda la scrivania, perché io la volevo mettere là, quindi questa è un'altra parentesi chiusa, ne apro un'altra, scusate, ma mi devo dire un po' di cosine perché sennò non finisco più. Ve le devo dire, sennò poi mi si accumulano altre robe e non finisco mai a dirvele. Praticamente, vedete qua, aspettate, ritorno un passo indietro. Quando vi ho fatto vedere quel video del make-up. No, make-up, scusate, la possessione make-up lì al bagno, ovviamente quella temporanea, perché è temporanea. Sì, ho messo carine tutte le cosette così, però è temporanea. E praticamente a scrivania la volevo mettere qua, praticamente. Poi Sara, Dark Lady, Bijou, un bacio. Sara, grandissimo. Lei mi ha detto, scusa, perché non lo metti qui? Cioè, praticamente davanti a me dove sto adesso, no? Che qui c'è un mobile, questo volendo lo sposto, lo metto là. E qua ci metto a scrivania e faccio la possessione make-up. Almeno se voglio fare un video o qualcosa, lo posso fare benissimo e si vede bene. Io col fatto della luce che là penso che rimarrà un po' scuro. Infatti Sara ha detto brava, c'era giù. Io ho detto brava, c'era giù. Però comunque vedo che posso pure graffinare, metto là, non lo so, devo vedere un po'. Tanto comunque per la scrivania non è per adesso, a voglia, quindi non è per adesso che me la posso fare. E quindi non vedo l'ora di farmela, perché almeno, oh, alleluia, una mia postazione make-up, posso fare video tranquillamente, eccetera. Adesso comunque vediamo. Allora, bando alle ciance. Quindi chiusa parentesi anche qui, così vi ho spiegato un pochino anche le cose che mi è successo un po' così, eccetera. E mi raccomando, fatemi gli auguri, che non me l'ho fatti adesso sotto nei commenti, auguri di ieri, perché ieri, porca miseria, mi sono scordata di oggi è compleanno mio. No, dai, scherzo, comunque, sono scherzata. Però no, ieri mi ero scordata effettivamente a dirvelo, però vabbè, comunque, pazienza. Ok, sono arrivata a 28 anni, sono vecchia! Uffa. Vabbè, comunque. Cominciamo subito. Allora, il tag, ve lo ricordo, si chiama 15 curiosità su di me. Vi ripeto che questa è la seconda volta che registro, infatti quindi già avevo fatto vedere una prova, perché non mi piaceva come mi era venuto il video, non stavo troppo in ciaccia, eccetera, eccetera, avevo prolungato, quindi lasciate perdere. Quindi se mi vedete qua è perché avevo provato il rossetto per farvelo vedere, che adesso capirete, insomma, tramite le domande che dirò. Allora, iniziamo subito. Prima domanda, matte o shimmer? Allora, io ho visto della domanda matte o shimmer di serie make-up, che praticamente lei diceva di rossetti, io non so se qui dice degli ombretti o dei rossetti matte shimmer, però dato che lei ha risposto con i rossetti, rispondo pure io dei rossetti. Allora, matte o shimmer? Allora, a me sapete, i miei colori mi piacciono tutti, tutti, tutti. Matte o shimmer mi piace tutti e due, soltanto che mi piace di più matte, perché comunque il rossetto matte è bellissimo, opaco, con te le labbra, poi quando te baci, per esempio così, no? Oppure te devi, che ne so, devi bere dei magnan, è difficile che va via, no? Te rimane molto e mi piace veramente, veramente tanto. Quindi preferisco più matte. Seconda domanda, qual è il tuo ombretto preferito? Allora, bisogna che l'ombretto preferito ve lo faccio vedere nella palettina, che è questa qui che vi ho fatto vedere. No, niente, stavo perdendo i rossetti. Vi ho fatto vedere nel video haul che ho comprato queste palettine qua, le cinesi, perché io non ho gli ombretti tipo come quelli, non so, della Kiko, di altre, oppure di, non so, della Essence, trovo così, che c'è l'ombretto e così, e via. E ce l'ho tutti gli ombretti, ce l'ho tutte le palettine praticamente. E su questa palettina qua, questo verde mi piace moltissimo, questo e questo qui, questo verde petrolio, e sfalza tanto la videocamera. Adesso vi faccio un attimo lo swatch di questi, va. Cioè, guardate questo verde. Allora, questo è il mio preferito. Lo sfumo un attimo. Questo qui, bellissimo. E quest'altro che vi ho detto, verde petrolio. Cioè, guardate. Bellissimo. Stupendo questo, guardate. Mi sono sporcacciata tutta. E questi praticamente sono i miei ombretti preferiti per adesso. Poi dopo, non lo so, rimettiamo la pellicolina. Poi, passiamo oltre. Terza domanda, qual è il tuo rossetto preferito? Allora, questo qui lo conoscete tutti. Questo è il mio rossetto preferito, che è Rossetto Lovely Kiss della Stilday. Io questo l'ho preso dai cinesi tanto, tanto, tanto tempo fa. Ed è questo qui. Questo prugnato, boh. E avevo fatto lo swatch qua, ve lo ripasso. Eccolo qua. È questo praticamente. Vedete anche con la luce qua dalla finestra come si vede bene? Questo qui praticamente. Mi piace veramente tanto perché comunque dura tantissimo. Dura tantissimo. Poi, intanto prendo quell'altro perché ce ne ho due preferiti. Veramente tutti, sapete, i miei colori, tutti i miei viaggi, prove. Devo scegliere un preferito, questi sono i miei due preferiti.
Perché comunque anche quando mangi, bevi, sì, è per quanto tanto scuro, sì, un po' si schiarisce, però non è che va via. A me piace veramente tanto, tanto. Questo è un altro, ovviamente, questo qui della Kiko. Della Kiko, che questi quelli che si apre così, non è vero, di qua. E questo qui nero, ovviamente, che questo 2 euro l'avevo pagato, cioè è stupendissimo. Sapete, il mio colore preferito, il nero oltre il rosa, mi piace veramente tanto, quindi questi due. Ah! Mi faccio vedere, no, vabbè, tanto è nero, inutile, mi faccio swatch, è nero. Allora, poi, quarta domanda. Smalto gel? Io faccio le ricostruzioni unghie, come sapete, quindi per me tutti e due, però per me personalmente mi piace più gli smalti, perché io so, cioè se io mi faccio il gel... Io dopo un po' non gliela fa a portarlo, no che non ce la faccio a portarlo, però dopo un po' comunque avete visto come sono fatta un sacco di ricostruzioni, eccetera. Però dopo un po' mi stufo di quella nail art, del colore lì, devo cambiare. Infatti smalti ogni 3 giorni me li cambio, cioè mi metto un solo smalto rosso, oggi è sabato, oggi è sabato, domenica, martedì sera me lo levo e mercoledì me ne metto un altro, per dirvi, no? Perché io sono una che cambia, perché dopo un po' mi stufa sempre invece... Gli stessi colori, mi stufa, quindi devo cambiare, quindi dico smalto. Quinta domanda, quinta domanda, bello. Quinta domanda, ciglia finte o naturali? Allora, ovviamente io preferisco molto più quelle naturali, ovvio, però le ciglia finte io adesso le ho comprate, infatti non so se le metterò stasera, ma penso di no, mi sa che le metterò il prossimo sabato. E mi piacciono veramente tanto, le ho provate più di una volta, mi piace tanto, però comunque preferisco sempre quelle naturali, ovviamente. Sesta domanda, le tue amiche sanno del tuo canale YouTube? Sì, ovviamente Dark Lady Bijou, che voi siete che anche lei ha un canale, quindi sì. Elisabetta, la mia amica, sì, anche altre ragazze così a random, sì. Seconda domanda, come lo hai detto ai tuoi? Ma niente, io ho detto, sai, ma adesso comincio a fare i video su YouTube, io vedo proprio così, queste robe, non è che mi ha detto niente, cioè, mi frega un cazzo praticamente, la mia madre non mi pare. E tu fai quello che ti pare e basta, cioè, quindi alla fine, anche per cambiarmi un po' la routine, sapete, no? L'ho detto tante volte, il fatto che non lavoro, eccetera, oltre a cercare lavoro, eccetera, intanto a me non mi stacca un po' dalla solita routine che faccio, poi i video mi piacciono farli, quindi niente. E io l'ho detto tranquillamente, oh, mamma, così, di più tempo bianco, io ho detto, ah, io comincio a fare video su YouTube, apri il canale, anche Sara, io te l'ho fatto, eh? E basta, non è che mi ha detto, vabbè, fammi te pare, cioè. Poi, ottava domanda. Hai mai vinto un concorso o un giveaway? Allora, un concorso no, mai. Il giveaway sì, ne ho 22. Solo che adesso non mi ricordo. Una era Annuncia, mi pare, del canale Annuncia. Ah, una era Annuncia, del canale Annuncia, se non erro. Un'altra era Paolo and Beauty 1995, se non erro. Un bacio tesoro. Un bacio a tutte e due, bellezze. E sì, ho vinto due giveaway. Nona domanda. Il tuo canale preferito su YouTube? Allora, ce ne sono tantissimi. Il mio preferito rimane Gnappetta, che sarebbe mia celina, sapete che la adoro. Vado pazza per lei. Però comunque ce ne sono tanti. Adesso sto elencando perché non mi ricordo i nomi, però ce ne stanno tanti. Tanti, tanti che mi piacciono. Però lei è il mio, ovviamente, è il mio preferito. Ovvio. Ma non lo sapevate, vero? Giustamente. Sono arrivata, questa che è? Allora. La decima domanda. Allora... No, dai, fammi serio. Ti piace il programma più make up su Real Time? Boh, non lo so, non l'ho visto mai, la televisione, poche niente, quindi non vi so rispondere a questa domanda. Undicesima domanda. Quale cosmetico desideri tantissimo che non hai adesso? Tutti i tipici di cosmetiche che sono della MAC. Perché non ho avuto mai un prodotto della MAC, quindi MAC. Dodicesima domanda. Quanti iscritti hai? Se non erro, ne ho 339. Me ne manco uno per fare 340. Comunque, mi pare, se non erro, 339, sì. Tredicesima domanda. Sei orgogliosa del tuo canale? Sì, perché alla fine comunque è un canale tranquillo. Faccio cose comunque che piacciono a me. Vedo che anche a voi altri vi piace, insomma, eccetera, eccetera. Pare che vi piace, che ne so. Intanto mettete mi piace, mi commentate, eccetera. Comunque i video mi li vedete. E quindi alla fine, sì, sono orgogliosa del mio canale. Non è che faccio robe strane. Quattordicesima domanda, ti senti famosa? No, per niente. No. Famose, poi quelli che stanno su YouTube, tipo, che non so, tipo come Candy Cat, sta gente qui, per me, sì. Ah, mia è famosa perché ha fatto anche Grande Fratello e Cazzi Ammazzi in televisione, quindi va bene, quindi non la metto in mezzo, si sa che è famosa ormai, è un VIP, penso di più. Però gli altri, tipo quelli che hanno tanti iscritti, anche tipo come fa VJ.
non si può dire che è un famoso, non è come sei un attore famoso che conosce tutto il mondo. È famoso casomai sì nel mondo di YouTube, ecco, di YouTube, però c'è tanta gente che non conosce, che non guarda YouTube, poi se manco sa che cazzo è YouTube per dire, vede lui, boh, una persona come un'altra, c'è cioè alla fine. Quindi no, non mi sento famosa per niente, no. Quindicesima domanda e l'ultima. Un ricordo più simpatico quando qualcuno ti ha riconosciuto per strada? Zero, ho detto in inglese, no, zero, no, nessuno, perché a parte quando sto io, lasciamo perdere, è diverso, però vabbè, cioè è diverso, nel senso neanche c'è gente, penso che guarda YouTube queste parti qua, non lo so, però comunque fino adesso non mi è mai successo, anche perché comunque non è che scappo, che esco tanto di casa, quindi in città è una vita, al piano, proprio giù, in Ancona, in centro, tanto che non ci vado, e quindi, che ne so, seppure se uscivo qualche ragazzetta, per se mi ha riconosciuto, che ne so, così. E poi se mi fermavano, però no, non mi è successo mai comunque. E niente ragazzi, questo tag delle 15 curiosità su di me, se vi è piaciuto spolliciate questo video, mi raccomando. E commentatemi. E poi cosa dirvi? Ah, che io tag a tutte, perché taggo a tutte ovviamente. E basta. No, non so se volevo dire tante volte qualcos'altro. No. Sì, del tatuaggio che praticamente a me si sta spellando il po'. Si sta spella tutto, non so se vedete le crosticine qui, vedete qua tutto. Adesso le riprende, dopo quando si è messo bene ve lo faccio vedere meglio quando è a posto. Comunque mi si sta curando. E niente ragazzi, iscrivetevi al canale per non perdere nuovi video e noi ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio. Ciao!